Sono un amico del Giardino della Gioia, loro i due personaggi che hanno fondato questo bellissimo posto. Si trova in Gargano, si estende in 5 ettari, un uliveto, 800 metri dal mare, ha una locazione bellissima. E come vi dicevo, loro sono in 3, però intorno ci sono, loro si definiscono giardinieri, intorno hanno tanti amici, come io mi definisco amici giardinieri, che si è diventata una realtà, nel senso che si incontrano, e ci sono veramente dei momenti di nuclei di circa 20-30 persone, che è veramente una bella comunità, un bel momento di condivisione. Il giardino è, come vi dicevo, ha delle abitazioni in autocostruzione, case di paglia, yurte, siccome che in un parco nazionale, quindi regionale, ha alcune difficoltà nel costruire, avere dei permessi, quindi yurte. Ha una struttura di legno, tutti i materiali con recupero ecologici, un pozzo con acqua purtroppo non proprio, un po' salina, no? Quindi questo è uno dei problemi che può avere il giardino, sai, vicino al mare così, questo è uno un po' dei problemi, dovranno trovare la soluzione per dissalare, insomma. Che dire ancora, aiutano, ecco, una cosa che è molto interessante, l'economia si basa sul dono, sul dono, che però tranne che quest'anno hanno detto nel periodo estivo di chiudere questa storia, ecco perché loro hanno alcune difficoltà, loro fanno conferenze, ospitalità, che adesso questa cosa è interessante, con le yurte, praticamente affittano yurte e hanno un buon riscontro, hanno trovato in questi 2-3 mesi corsi di yoga, attività nel territorio, fanno pulizie delle spiagge, fanno dell'healing, ecco, la sua identità in realtà si può definire healing ecologica. Stanno molto attenti all'alimentazione e secondo me molto bravi con l'ecologia, con anche un indirizzo spirituale in realtà, permacultura, food forest, praticamente questo territorio e questi olivi sono stati piantati più di 200 piante adesso di tanti frutti, è finito, sì. Che dire ancora, veniteci a trovare, andateli a trovare, che veramente secondo me il posto merita perché è veramente una location straordinaria, quindi hanno bisogno di supporti. Grazie a tutti.